Buonasera amici e amiche di Nova News 24. Quest'anno all'Isola dei Famosi sono nate diverse amicizie, ma la più forte sembrava essere quella tra Edoardo Franco e Aras Senol. Lo chef ieri si è rifiutato di nominare l'attore. Per me è un fratello, posso nominare tutti tranne lui. Aras invece ha fatto un passo falso, perché quando è toccato a lui decidere chi votare, ha bruciato la foto di Edoardo Franco. Per me essere in finale è incredibile. Non l'avrei pensato, non parlo bene italiano e questo è incredibile. Qui ho due fratelli e io non ho nessuna motivazione per votarli. Vorrei dire che nomino Alvina. Un altro ancora? Due? Due nomi? No, oddio, non ho pensato a questo. Aspetta, posso nominarmi e fare il nome di Aras? Per me sono due fratelli loro, mi hanno aiutato molto. Forse ho scelto. Dopo parlerò con lui e mi capirà. Lui è molto forte e ce la farà, quindi voto Edoardo Franco. Vladimir Luxuria è rimasta spiazzata dalla nomination dell'attore turco, Edoardo Franco. Aras, stai nominando Edoardo Franco? Aras, stai nominando davvero lui? Preferisci lui a Stoppa? Siamo sorpresi, ma va bene, ormai non puoi cambiare e non devi lasciarti condizionare. Aras ha provato a cambiare idea dopo aver sentito Vladimir, ma ormai era troppo tardi. No, aspetta, aspetta un attimo. Sonia Bruganelli ha fatto una previsione. Secondo l'opinionista Senol, con questo autogol potrebbe aver perso il favore del pubblico. Ok, così si è giocato la finale. Secondo me lui con questa cosa si è fatto un'autorete pazzesca. È un passo falso. Luxuria ha chiuso il blocco delle nomination con una sua massima. Lo dico sempre io, bisogna sempre stare attenti al finale e a quello che si fa prima del traguardo. Insomma, sembrerebbe che questa mossa abbia messo clamorosamente fuori dai giochi Aras Senol, ma in realtà già nei primissimi sondaggi è lui a vincere il televoto e questo smonterebbe la teoria della Bruganelli. Amici e amiche, se vi è piaciuto l'articolo, mettete il pollice in su, diteci cosa ne pensate e seguiteci sempre su Nova News 24.